Eccoci! Allora, oggi scopriamo finalmente i progetti delle perline per Bijou Box di giugno. Li ho realizzati subito quando sono arrivati le box perché ero veramente entusiasta del materiale, dei colori, avevo proprio voglia. E adesso ve li mostro. Vi ricordo che allora, vi lascio qua sotto il link al video presentazione col contenuto delle box di giugno e il link al video FAQ con le domande generiche e tutte le risposte. Il link, vabbè, al solito gruppo Facebook dedicato alle perline per Bijou Box. E parti convenevoli, le box usciranno, abbiamo detto, il 19 giugno. Gli orari non sono ancora stati decisi, se vi iscrivete al gruppo appunto delle box verranno comunicati lì. E, ho un'altra news, da quello che ho letto sul gruppo ieri, l'altro ieri non mi ricordo, sabato alle 18 usciranno delle nuove bag, molto interessanti, presumo. E quindi niente, vabbè, passiamo subito. Allora, questa qua era la box 1, abbiamo detto, con i toni di colore fucsia, l'arancio, no? Molto Bollywood. E quindi vi presento gli orecchini Raja. Tan, tan, tan. Eccoli qua. Mi piacciono veramente, veramente tanto. Sono grossini, effettivamente grossi, ma mi piacciono da morire, ragazzi. Mi piacciono i colori, cioè mi piace davvero questo abbinamento di colori. Ci arrivo gli Swarovski, il Peony da 14, Rocà il 15, 11, i Cabochon doppio foro da 7 mm, le Paisley, le Super 2 perle da 4. Con questa bellissima goccia in pietra dura color petrolio, mi piacciono veramente un sacco. Devo dire che Valeria, guardate, lo dico sempre, ma con la scelta di colori, no, è troppo brava, veramente. E questi sono gli orecchini, che ne dite? Che ne pensate? Vi piacciono? Poi, allora, questi andate qua. Passiamo alla box 2. Erano quei colori sui toni, diciamo, della foresta, non lo so, quei giallo, banana, verde. E adesso vi mostro il progetto. Vi presento gli orecchini Madagascar. Eccoli qua, banana, io adoro, ragazzi, questo colore di Super 2 di Paisley, color banana, e tutti i frutti banana sono bellissime. Qua invece abbiamo Rivoli, sempre da 14 mm, Swarovski, il giallo, il Buttercup, se non ricordo male, perle da 4, Paisley, Super 2, e le Lentil a doppio foro, più, vabbè, le Rocaille. Ed eccoli qua, questo è il retro, ed eccoli qua. Allora, quale progetto vi piace di più? Vi ricordo che quindi chi acquisterà la box 1 riceverà via mail lo schema dei Raja, chi acquisterà la 2 riceverà lo schema dei Madagascar. Poi gli schemi dopo l'uscita delle box saranno comunque sempre disponibili nel mio negozio Etsy. Basta, in realtà non saprei cos'altro dire. È corto questo video ormai, perché diciamo tutti i mesi le stesse cose. Capisco che no, non dovrei tagliare, però niente, questi sono i progetti. Quale vi piace di più? Quale vi ispira? Cosa ne pensate? Ho cercato di un po' diversificare, nel senso che qua ho usato i cabochon doppio foro e non le lentil, qua ho usato le lentil e non i cabochon, qua ho messo la goccia, qui no, per cercare di modificare un po', perché sennò sapete che io tendo a fare cose molto simili, ma in realtà no. Avendo l'opportunità di lavorare con tutti questi materiali così diversi, è sicuramente molto non so come dire, entusiasmante per me, mi piace veramente tanto. E niente, fatemi sapere, io ve li lascio qui, vi ricordo tutti i link sotto, iscrivetevi al gruppo e tutto quanto. Basta, penso di aver detto tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!